E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, 16ª missione di GTA 5, Labirinto di Cristallo. La mia missione preferita. Ve l'avevo già detto ragazzi, sulla coda della missione scorsa, che questa mi piace tantissimo. Andare in una fattoria, fare fuori tutti e bruciarla. Questo è quello che andremo a fare oggi. Come si può dire di no una cosa così ragazzi? Come si può, come si può? Intanto noi, dopo il vostro like, l'iscrizione, il commento, la condivisione, la campanella, tutto quanto, passiamo a Los Santos. Allora, nel frattempo, perché tipo la missione 15 l'ho registrata mezz'ora fa, le vespe muratrici di merda mi hanno costruito un nido gigante, gigante, nello sportello della credenza della cucina. Cioè, tra tutti i posti dell'AS dove potevino andare, sono venute a rompecoglioni lì. Preso la scopa, preso il DDT, fatto fuori tutto. Tutto, ragazzi. Mancava solo un accendino, mi davo proprio folla a casa. Cioè, fatto fuori tutto. Ok, grazie Ammunition, poi ci prenderemo cura anche di voi. Allora, siamo già stati qua 2 missioni fa per Trevor Phillips Industries. Sure shit, e ci ritorniamo adesso. White trash hillbilly Wallace. You're damn right! Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La 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 la! Right in! Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 坏家伙,坏死了。要不要我帮你放松一下? Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I just... Minchia, cioè, sei più brutto di Pablo Escobar. Cioè, io penso sia veramente difficile raggiungere livelli di bruttezza del genere, ma tu zii proprio ci sei riuscito. I'm very sorry. Coffiocchi, coffiocchi. You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me, you're sorry. Who are you working with? Huh? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, 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 you're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers. Matto. Yeah. You shitting me? No. Cause those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Ah, motherfuckers, diceva Mico Bellic. This music's all fucking wrong! That's what I'm looking for! Raga, quando Trevor si incazza, meglio proprio sparire. Ma che radio sta ascoltando? Trevor Phillips! Aspettate. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, Bella! You want this? Bello il fumo! We're at the bar! Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us! Start writing those names on tombstones! Cause I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! All of you are going to die!
Adesso si ride. Ma si ride bene, si ride bene. Io magari mi preparerei con un fucile da cecchino. Non si sa mai, eh. Magari poi mi sbaglio. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you, and I'll torch your cookhouse. Mi trovi, fra. No, invece mi ha trovato. Mi fanno accogliermi sti stronzi. Fuori uno. Fuori due. Ok. Momento di una pausa di riflessione. Si stanno avvicinando troppo sti figlioli qui. Fatto forse una grossa cazzata. I'm coming for you. Ok, adesso dovrei piano piano recuperare salute prima che venga quest'ultimo fantello. E sei? E sei, zio? Ecco, meno male c'è la mira automatica. Non l'avrei mai visto. Ma mai visto, ragazzi. Mai visto. Ok, poi voi mi fareste anche un piccolo favore? Se mi facesse trovare un piccolo kit medico. Cioè, non chiedo di vendermi la casa, che comunque poi distruggerò. Però un kitino medico. Ma che perché devo entrare nella casa? E situation gets rough now. Non saprei come dirlo. Ovviamente i vermi vengono fuori quando ti avvicini, giustamente. Non è che poi magari te li fanno vedere da lontano. Si liquidi il cecchino. No. Vieni fuori. Dentro la casa, bastardo. Eccolo lì. Guarda, ti ho lasciato fare anche troppo. Mi sono sentito un po' in difficoltà, lo devo ammettere. Un po' come la camicia di Galeazzi mi sono sentito. Assai in difficoltà. Te dentro ti vedo, però. E t'ho anche preso. Ecco, riuscissi a farne fuori un paio da qua fuori, non mi dispiacerebbe, anche perché poi entrare è un bel puttanaio. Non ti aiuto a riscoprirti. How about a merger, you prick? Sì, zio, ha relatività di Montolivo. Povero Ricky. È stato anche il nostro capitano per un po'. Ha sollevato anche un trofeo. Tu ci prova a nasconderti, perché veramente io ti trucido, ti trucido, zio. No. Ma poi sto qua, dov'è? Ok. Beh, bello, c'è proprio
non sei sgamabile per un cazzo! Ma Adri, parla, che poi i risultati sono questi. Allora, adesso dovrei avere un secondo di relax per prendere questo. Adesso la mia vita ha fatto un salto di qualità. Allora, bisogna trovare la discesina per lo scantinato. Questa missione, ragazzi, è stata la mia preferita, me la ricordo benissimo. E non è tanto la mia preferita per quello che abbiamo fatto, ma lo è per quello che adesso andiamo a fare. Trovassi la via per scendere giù, giustamente. C'è un altro cesso, deve essere di qui. Vado errato. No, questa è quella che andrà giù. Per andare su, scusate. Qua vai fuori? Sì. Maremma scignala. Ladra energetica. Dov'è? Dov'è hanno le scale? Là, vista. È così semplice. Don't come any closer, all right? You win. You can have the contract. We ain't got the ambition, man. We went wrong, okay? You made a bad call. I don't know how many of my brothers. Ti ho fatto anche prendere il fucile e te comunque non mi hai ucciso. I'm gonna burn it. Cioè, io penso che la tua vita faccia veramente schifo. Vabbè, non otterremo l'obiettivo tempo. Ormai mi sono rassegnato su quello. Però abbiamo fatto un gran lavoro. Abbiamo fatto un gran lavoro. Come on. Ok, c'è ancora 32 di Tanica. Fammo le cose fatto a modo. Togliamoci a dovere. E godiamoci lo spettacolo. Burn, you disrespectful prick! Adesso mi metto così e mi godrò la scena più bella di GTA 5. Trevor che cammina fiero. Immortalato per la copertina proprio. Che spettacolo! Fuoco e fiamme, oh. Quanto mi dai? Ho come il 50%. Ma no, dai. Tu, zio, è veramente qualcosa che non va, eh. Come il 50%? Se mi fai passare al 50% la mia missione preferita? Vabbè che non devo dimostrare niente in questo gioco, anche perché, insomma, è il re-upload di una live, insomma, è tante cose. Quindi diciamo che il fare le cose al 100%, c'è già GTA Series Videos, è per portarvi qualche contenuto che può essere interessante e divertente. Comunque, vabbè, tralasciando questo, non volevo trovare scuse, tranquilli. No, non sono ironico. E prima della prossima missione, ovviamente, ci sono i saluti, perché ovviamente va aperta la prossima missione, no? Grazie ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, che sarà una missione veramente importante, perché si chiamerà Rimpatriata. Sarà dove noi con Trevor ritorneremo. Faremo il nostro grande ritorno col botto
a Los Santos. Grazie della visione. Noi ci vediamo alla prossima. Statemi bene. Da dire tutto.